Benvenuti a Il Punto, trasmissione di approfondimento su temi di politica, di economia, dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi in questo studio i consiglieri Valerio Mancini, gruppo Lega Umbria, e Michele Bettarelli, gruppo Partito Democratico. Allora, stiamo per finire l'anno, questa è l'ultima trasmissione del 2023 e anche la puntata numero 400 di questa eh, trasmissione. Ieri, anzi, diciamo così, la più stretta attualità ci dice che la regione ha chiuso un po' i lavori istituzionali con l'approvazione del bilancio della legge di stabilità, argomenti naturalmente che noi sorvoliamo perché eh, sarebbero estremamente tecnici, però ai consiglieri chiedo di fare loro un bilancio politico di quello che è stato fatto e di quello che c'è ancora da fare e comincio con Valerio Mancini che rappresenta la maggioranza naturalmente e che questo bilancio naturalmente lo ha votato in aula e per sapere se questo bilancio è soddisfacente o se manca ancora qualcosa e, e se, che cosa, quali sono le priorità ancora da immettere. Ah, le priorità eh, sono sempre molte anche perché il contesto che ha affrontato la giunta Tesei e tutto il Consiglio regionale, è un contesto molto difficile, lo ha ricordato l'assessora Gabiti nel suo intervento, In, intanto mh, quello che è stato due anni di assoluta difficoltà gestionale con, eh, con i anni della pandemia, con il lockdown, con gli uffici che hanno chiaramente sofferto molto questa condizione di lavoro che veniva anche obbligata a essere svolta a domicilio, quindi parliamoci chiaro, non è che se lavori a distanza non è la stessa cosa se tu lavori in gruppo o in tandem, quindi il, il valore umano che si pone insieme ad altri anche nell'amministrare conta non solo eh, nel mondo privato. E questo l'abbiamo patito in Umbria e l'abbiamo patito in Italia. A questo contesto, nell'analisi di bilancio eh, che chiaramente drena e ci pone prudenze per la gestione delle risorse, si è aggiunta una uh, crisi eh, energetica che ha eh, diciamo, falcidiato imprese e famiglie con eh, non di meno, ricordiamo anche quello che è eh, la questione pubblica, penso ai costi energetici delle strutture ospedaliere che sono salite di milioni e milioni di euro. Quindi su questa dinamica eh, che ha penalizzato famiglie e imprese ha penalizzato anche le pubbliche amministrazioni, fino anche ai comuni. Sappiamo benissimo che tanti comuni come la Regione hanno dovuto fare variazioni di bilancio per sostenere i costi energetici saliti alle stelle. Anche questo è un costo. Si è aggiunto poi la dinamica dell'inflazione e l'insicurezza determinata dalla, eh, dalle questioni delle guerre, quella dell'Ucraina e, e non ultimo anche quella israelo-palestinese. Sono tutte condizioni che sembrano non incidere sulla programmazione ma alla fine hanno pesanti eh, ricadute economiche. Quindi questo è il quadro ovviamente eh, nazionale e, eh, e non di meno internazionale. Su queste prospettive però la Regione ha mantenuto sempre gli impegni, il bilancio è in equilibrio, quindi ci garantisce investimenti cospicui che potranno garantire il sostegno del completamento dello sviluppo regionale con le risorse che spettano la Regione. Ci sono altresì investimenti che riguardano le infrastrutture che non possono comunque tener conto del quadro di governo, che riguardano opere della nostra Regione, a cui il Ministero e il governo Meloni hanno dato sostegno e nello stesso tempo rimane un'attenzione costante su quello che è lo sviluppo del turismo. Come tutti sanno, anche recentemente è stato fatto, e chiudo, una, un accordo con la Regione Lombardia e con il Presidente Fontana per questa nuova meta che dà valore al, al, al tessuto industriale della nostra Regione mettendoli in contatto con quello che è il motore economico dell'Italia, appunto la Lombardia. Quindi da a marzo avremo anche questa opportunità di collegamento e di sviluppo. Quindi un quadro difficile ma che pone fondamenta per un miglioramento. E sentiamo l'opposizione con il consigliere Bettarelli per il suo punto di vista, per le criticità, perché poi al di là dei numeri no, ci sono anche le strategie che sono in discussione politicamente. Sì, anche. Ovviamente condivido intanto come dire, la, la, la parte iniziale del collega Valerio Mancini, è evidente che c'è un contesto internazionale e nazionale estremamente complicato dal Covid, dalle guerre, costi energetici e quant'altro, quindi è evidente che non è semplice per nessun livello istituzionale muoversi, quindi governo, regioni, province, comuni, quindi fatto salvo questa premessa, venendo eh, invece subito a bomba sulla questione che insomma, ci riguarda più da vicino che è il bilancio della regione, le, Cose fatte e le prospettive. Eh, fatto salvo anche qui un passaggio di eh, non dico plauso, ma comunque di eh, essersi mossi in una determinata ottica, in particolar modo sul turismo, quindi dati alla mano, credo che si possa dire che i dati eh, siano anche grazie al rimbalzo post-Covid, insomma, per una serie di elementi, ma comunque siano tutto sommato positivi. E su tutto il resto ci sono delle criticità evidenti e, come dico sempre, in una regione, in tutte le regioni, in cui circa i 4 quinti del bilancio uh, vanno a rivestire sociale e sanità, credo che su uh, questi aspetti non possiamo che essere fortissimamente critici, non solo e non tanto per la modalità di gestione del, dell'assise eh, regionale, anche ieri, in questi giorni, insomma, nel. Nel DEFRE, nel bilancio abbiamo fatto proposte, emendamenti, proposte di risoluzione, ordini del giorno che non vengono solo bocciati, ma non vengono nemmeno discussi. Sostanzialmente, si mette un veto a priori su tutto quello che è una proposta della, della minoranza e le criticità sulla sanità sono assolutamente evidenti, insomma, lo dicono i dati. Lo dicono uh, i cittadini, basta insomma, spostarsi fra uh, chiunque voglia prenotare una visita, lo dicono i dati recentissimi sulla mobilità attiva e passiva con un deficit che progressivamente cresce e siamo arrivati insomma, a circa 20 milioni di differenza fra mobilità in, in deficit ovviamente fra mobilità passiva ed attiva e anche tutto quello che quindi sulla sanità come dire, credo che ci sia poco da dire nel senso che eh, tutto quello che proponiamo non viene accolto e i risultati insomma, poi sono abbastanza evidenti. Manca il piano sanitario, ormai da quattro anni che c'è la giunta, anche se non siamo riusciti a vederlo. E l'ultima battuta la faccio e poi mi taccio anche su quelli che sono gli indicatori economici. Eh, fatto salvo il contesto che ripeto, condivido ha fatto il consigliere Mancini, eh, anche questo è un dato di questi giorni. Il reddito medio dei cittadini umbri si aggira intorno a 2.000 euro in meno dei cittadini del resto dell'Italia. Ecco, se è vero come sembra essere vero, che alcuni indicatori sono positivi sul, sul PIL, ma su, insomma, su altri dati, e sicuramente in Umbria a questo punto c'è anche un problema di ridistribuzione delle risorse, perché se il reddito medio, medio appunto, eh, è di meno 2000 rispetto alla media nazionale e ci sono molte famiglie e molti cittadini che non, non stanno bene, non hanno un reddito adeguato a tutti questi aumenti che gioco forza e stiamo registrando per chi non lo sapesse parlo ai telespettatori e a chi segue la trasmissione. La mobilità passiva vuol dire che è più alto il numero di quelli che scelgono di andare a curarsi fuori regione. Questa è la spiegazione tecnica passiva o attiva. Adesso una domanda meno generica e una risposta che è più difficile. Il turismo, lo abbiamo toccato, c'è un aeroporto che sta facendo i record, quindi i numeri sono buoni, e ci sono molte presenze, non sono più neanche tanto mordi e fuggi toccata e fuga, ci sono alberi di Natale giganteschi, Gubbio, Lago Trasimeno, che richiamano frotte di persone che si vedono in giro proprio in questi giorni, c'è l'attrazione sempre forte dei borghi storici e l'Umbria è ricchissima ma nonostante tutto questo, la domanda è come si può fare perché questo produca anche lavoro per le persone che stanno qui, cioè blocchi un po' l'emorragia dei, dei nostri giovani che scegliono di andare in Germania, in Inghilterra in Veneto, in Lombardia, in Piemonte cioè dove ci sono più offerte cioè c'è tanta attrazione ma qualcosa manca consigliere Mancini no, intanto manca Manca l'Italia su questo aspetto, cioè faccio una puntualizzazione. Il Sole 24 ore circa due mesi fa dice che il 45,7% degli europei è diventato più povero dal 2000 in avanti, casualmente quando l'euro è diventata la moneta europea che ha tolto chiaramente la sovranità monetaria ai stati che oggi fanno parte dell'Unione Europea. Quindi quel 45,7 include anche i tedeschi, anche i francesi, anche gli olandesi, anche gli spagnoli, per non parlare poi della Grecia che è stata ovviamente falcidiata dalle politiche monetarie del Fondo Monetario della Banca Centrale Europea, a cui io chiaramente sa benissimo le mie posizioni anti-europeiste confortate anche da questi dati. Torno a, al discorso dei giovani, in questo contesto i stipendi delle famiglie e dei lavoratori sono diminuiti, sono diminuiti mentre in altre parti purtroppo d'Europa sono aumentati. Questo è un tema che va, lo sforzo del governo eh, Meloni e della, del governo del centro-destra è quello di ridare un po' di ossigeno. Dopodiché è ovvio che eh, io saluto, se potesse vedere mio nipote che è in Nuova Zelanda da 5 anni, la gente va a cercare opportunità in, in altri luoghi. Ma questa era una dinamica che, già, se ricordiamo bene, e lei rappresenta come giornalista questa assemblea già da tantissimi anni. Nella passata legislatura, nel 2017, la prima commissione con allora Presidente Smacchi valuta i flussi dei ragazzi, dei giovani ed erano 8.000 quelli che lasciavano l'Umbria. Oggi sono circa 3.000. Due aspetti significativi. Primo che il nostro sistema scolastico è un sistema scolastico, formativo, professionale, universitario che comunque funziona. Secondo, che gli umbri sono dei lavoratori, sono apprezzati per le loro conoscenze, quello che non viene apprezzato è che un sistema imprenditoriale dovrebbe in qualche maniera garantirsi che rimanga nel territorio. Quindi, la politica fa molto, ma non è che può alla fine eh, fare tutto. Dovrebbe, I nostri imprenditori dovrebbero essere molto attenti a non far uscire dalla nostra regione quelle che sono poi grandi eh, risorse umane. Eh, dal punto di vista, eh, aggiungo, di prospettiva, potrebbe essere utile che, se ne è sempre parlato nei tavoli politici anche nazionali, che l'Europa faccia una specie: eh, l'Italia faccia una specie di bonus per far rientrare queste professionalità per mettere a disposizione con delle agevolazioni retributive e contributive delle imprese. Perché poi questi ragazzi partono con un grande bagaglio, ma tornano anche con qualcosa in più. Quindi queste opportunità dobbiamo tenerle. Molte volte dispiace perché sono proprio le istituzioni pubbliche che perdono queste professionalità, sia nel mondo della ricerca, della medicina e ovviamente anche di quelle che sono le grandi partecipate dello Stato, penso a Filmeccanica, a Enel, a Eni, alla telefonia, tutto un mondo che molte volte ha dei grandi manager da, da poter assumere ma che vanno a lavorare in altri grandi nostri competitor. Quindi è un tema che penso che l'esigo bilancio della Regione Umbria può fare ben poco, Penso che è un tema però che alla fine la gente cerca retribuzioni degne rispetto alle competenze. Oggi i, i stipendi dell'Umbria e dell'Italia in generale sono assolutamente incongrui rispetto alle necessità della vita quotidiana. Ecco Bettarelli, che cosa deve fare eh, l'Umbria, la politica diciamo più in generale, perché qui come anche con il consigliere Mancini si sì, è emerso, insomma è un problema che non riguarda la nostra regione soltanto, però è un problema. Molto grosso. Ci sono alcuni tra i più grossi primari degli ospedali più prestigiosi inglesi del Regno Unito che sono diretti da Umbri, cioè i primari sono medici che magari hanno studiato qui, ora sono su. E, insomma, è un discorso molto ampio. Sì. Fra l'altro leggevo proprio in questi giorni, non so se anche tu ne hai fatto riferimento prendendo spunto per questa domanda. E me ne ero anche appuntato proprio che è uscito recentissimamente un sondaggio in cui l'Umbria tra le regioni d'Italia che si spopola di talenti, peggio solo la Romania. Stavo proprio leggendo in questi, in questi giorni, quindi credo che siano dati eh, assolutamente aggiornati. Evidentemente c'è un problema che, appunto, è quello che abbiamo un po' provato ad affrontare anche qui su tutti i livelli, riferendomi invece in modo particolare all'aspetto turistico. Quindi anche da quel punto di vista. C'è un modo, sicuramente ci può essere sempre più modo di rimanere nella, nella nostra regione, io credo che anche qui va fatto un ragionamento complessivo, quindi bene il potenziamento dell'aeroporto, bene eh, il fatto che si investa, poi gioco forza il bilancio regionale è uno, quindi se si spende X nell'aeroporto probabilmente quelle risorse non vengono spese per altri settori potevamo fare qualche contratto un più a qualche medico, comprare una, due, tre, eh, tac, risonanza, non lo so, sono, ovviamente sono scelte politiche, ma ripeto, sul settore turistico ha ragione veduta, credo di poter dire, che i dati insomma, siano, siano con molto confortanti e quindi unendo le due questioni, quindi turismo e giovani, è evidente che un, un lavoro, credo, da questo punto di vista politico va fatto, per quello che ci riguarda sul fare rete, sul fare in modo che chi eh, arriva resti o fornire delle offerte eh, complessive, dicevamo degli alberi, no? eh, io con Valerio so, sono stato insieme a tanti altri all'accensione dell'albero di Gubbio. Eh, le portiamo ancora le conseguenze <ride> era, un po', era un po' freschino, un'ora diciamo. un e mezzo nella era piazza leggermente 40 martiri non è stata proprio <ride> <ride> è bene, si fa il mondo, è un si è sacrificio. Poi ho avuto il piacere di stare a Roma alla presentazione dell'albero come diceva Valerio di eh, Deruta e di Castiglione del Lago. Credo che ci sono dei momenti di attrazione. Importante insomma, essere l'albero più grande al mondo, l'albero sull'acqua, e l'albero in ceramica più grande al mondo. Credo che sono tre elementi fondamentali. È evidente che poi il visitatore, il turista deve vuole rimanere. E su questo dobbiamo essere anche noi bravi con le capacità che abbiamo nel cercare di favorire questa permanenza. Ora concludo con un piccolo esempio, ma anche qui con Valerio ci siamo stranamente abbastanza allineati. E noi stiamo portando avanti in commissione che presiede Valerio, prima firmataria era all'epoca Francesca Peppucci, poi siamo insomma tutta una serie di firmatari di vari partiti, una legge sulla ceramica artistica che voglio dire con questo non saranno i 30 40 50 mila euro che metteremo in questa legge che credo valerio correggimi se sbaglio ma che troverà velocemente insomma la sua conclusione perché c'è una unanimità di intenti però anche attraverso queste ripeto piccole perché sono risorse limitate ma quello che vogliamo cercare di dare di offrire è un servizio completo cioè al turista che viene magari appassionato più o meno favorire percorsi della ceramica, favorire iniziative più folkloristiche, favorire, come diceva anche Valerio, il mondo della scuola, no? quindi con quello che può essere il maestro artigiano, cercare comunque di far sì che chi viene appassionato per i tanti settori che in Umbria ci sono, perché arte, paesaggio, cultura, insomma non stiamo eh, a, a dirli tutti, può e deve eh, avere delle risposte che... Gli consentono di rimanere più giorni possibile, quindi anche da questo punto di vista, occupazione, lavoro, eh, acquistare un prodotto tipico che può essere, ripeto, in ceramica, perché su questo argomento siamo molto vicini con Valero, credo che insomma, sfondiamo una porta aperta. Ecco, questo credo che siano le cose che come regione possiamo fare, fatto salvo che è evidente che poi ci sono delle contingenze nazionali, europee, internazionali su quelle possiamo discutere, ma facciamo più fatica a incidere. Ecco, nel senso, una che è Natale, nel senso che su questa legge non romperemo i piatti di ceramica, nel senso che anche per dare un attimo anche ai cittadini che la politica è anche molte volte, mm, non, non, non dobbiamo litigare per forza, è una legge fatta bene come quella della dieta mediterranea che è pronta, l'infiorate, le eh, la legge sulle casette, sugli alberi che va verso questo momento come è successo a Sellano di, di organizzare anche un piccolo spazio in più di offerta. Quello che diceva lei di offerta turistica perché diventi lavoro, il turismo è di sé, di sé per sé già lavoro. Io lo voglio ricordare anche ai telespettatori: nella, nella passata legislatura, quando si sbagliò completamente le campagne, con la foto. Mi dispiace dirlo per il collega Bettarelli, ma noi abbiamo promosso l'Umbria, la passata legislatura promuovevamo l'Umbria con la foto di San Quirico d'Orcia che è in Toscana. Cioè, noi invece eh, facciamo un altro ragionamento, vogliamo far capire, e lo dico ufficialmente, Cassa Depositi e Presti ha stabilito nei suoi studi decennali sugli aeroporti che un aeroporto che funziona genera un introito del 4% del PIL in automatico, quindi qualunque sia il territorio e la sua ricchezza viene incrementata dal funzionamento di una infrastruttura. Dopodiché sui numeri eh, della mobilità passiva è vero, c'era una mobilità passiva che era già in essere, eh, perché io lo ricordavo l'allora presidente Marini ma al di là delle vicissitudini politiche i richiami infrastrutturali che sono stati fatti parlo delle dotazioni tecnologiche dell'ingegneria medica era già vecchia cioè il passaggio che non siamo riusciti viste anche le contingenze anche il tempo relativamente corto da quando amministriamo questa regione è che il paradosso non si cambia solo nella gestione politica della sanità si cambia nella gestione anche di tutta la parte amministrativa, che purtroppo non abbiamo inciso come eh, sarebbe stato auspicato, dal mio punto di vista, anche molto più, um, voglio dire anche più, con più energia. Eh, la politica è anche l'arte del possibile. E devo dire una cosa: eh, i dati economici non ci danno per questi motivi 7.000 euro in meno di reddito rispetto alla media italiana del nord, soprattutto, e, e, e la disoccupazione femminile. Però voglio dire che anche l'attenzione che è stato messo sui bonus bebè per le famiglie, 40 milioni complessivi, 50 milioni sul prima, che normalmente si è, erano intorno ai 25-30, i 237 milioni che, grazie alle battaglie che abbiamo fatto da opposizione e da maggioranza, include anche un'importante infrastruttura che riguarda Città di Castello e il nostro vecchio ospedale, sono risultati che arrivano. Quindi, luce e ombre. Però quello che mi dà sicurezza in questo bilancio, e chiudo, è che c'è finalmente un substrato organizzativo che permette di poter fare bene eh, sperando che non ci siano guerre, terremoti perché c'erano anche quelli prima, non ci siano pandemie. Per poter, qualunque sia il quadro di governo che scegliono i cittadini, sceglieranno nei prossimi anni ci sia una stabilità e un futuro più sereno per l'Umbria, perché onestamente l'abbiamo passato tutte. L'ultimo terremoto. A Umbertide, il 2016, quello devastante che ha colpito quattro regioni. C'era un altro governo, ma sempre terremoto è per l'Umbria. Parliamoci chiaro: questa regione è costantemente martoriata dagli ultimi 30 anni da qualsiasi eh, crisi come quelle che sono eventi devastanti. Quindi l'Umbria ha dimostrato una sua, nella sua difficoltà una forza dei nostri giovani, dei nostri imprenditori che molte volte i numeri non legittimano e su questa speranza, approfittando che il Natale vuol dire anche speranza, siamo fiduciosi che l'UMB farà sicuramente bene. Ecco, a volte in modo spregiativo si dice che la regione ha prodotto una leggina, però la leggina da 50.000 euro quando genera uno, due o tre posti di lavoro è un capolavoro. Lo volevo rimarcare, avete fatto bene a citarlo essendo entrambi membri della commissione che si dire occupa dire di commercio. La nostra commissione, lo diciamo ai telespettatori, che è la seconda di cui il collega Bettarelli è membro, è la commissione che ha fatto cose concrete perché noi il piano dei rifiuti l'abbiamo approvato, non siamo d'accordo ma l'abbiamo approvato. Il piano di qualità dell'aria su tante cose l'abbiamo approvato, i canoni idrici l'abbiamo approvato, le leggi sulle coltivazioni e l'acqua minerale l'abbiamo fatto, la legge sulla, eh, su, sui DECO che riguarda i comuni, anche quella, cioè noi, noi onestamente io devo dire da membro della seconda commissione, merito non solo io che sono il presidente che ascolto tutti, ma anche i membri della maggioranza. Che è ovviamente è tutta della Lega, ma c'è il Partito Democratico e c'è anche i 5 Stelle. È la commissione che vogliamo dire con orgoglio ha prodotto più leggi e ha approvato più atti. Consigliere la richiamo come fa il presidente Squarte in aula, ha mangiato troppi minuti, passo al consigliere, <ride> Se io mi abaccio, solo per gli auguri mi dia 30 secondi. No, anzi vengono fuori sempre delle cose estremamente interessanti, quindi approfondiamo. Ha nominato il consigliere Mancini il piano rifiuti, cioè se vogliamo sì. fare anche un bilancio eh, di quello che di corposo è successo come attività istituzionale, la Regione nel 2023 ha approvato il nuovo piano rifiuti, cioè erano anni che se ne sì. parlava. Credo che alla fine del, del nostro mandato, insomma fra 11 mesi quello che sarà, credo che il piano dei rifiuti, eh, indipendentemente dai posizionamenti, eh, sarà eh, l'atto più importante che in questo quinquennio è stato approvato. Fatto salvo come dicevo prima, eh, l'assenza del piano sanitario regionale che non so che fine ha fatto, eh, credo che sia fermo in terza possiamo commissione. Una cosa, ci danno il piano dei rifiuti, approviamo anche quello. Se <ride> ci danno il piano sanitario, noi lo se diciamo in un piano televisione. ci abbiamo il secondo e lo approviamo. Faremo un emendamento: <ride> un un so. emendamento sì, il piano dei rifiuti è arrivato a termine. Io oh, con Valerio, fra l'altro, ci siamo insomma, un po' piccati. Perché su posizioni come dire, contrastanti io ho fatto una battaglia fin dalla Commissione, poi in Consiglio, in tutte le sedute rispetto a quella che ritengo sia un cosiddetto scaricabarile. Per cui, eh, fatta salve tutte le premesse per cui si poteva fare di più sulla raccolta differenziata, meglio promuovere, incentivare e quant'altro, credo che la Regione ha perso un'opportunità nello svolgere il suo ruolo decisionale, cioè. Scarica nei comuni nei confronti dei comuni quindi dell'Auri, eh, la scelta della localizzazione dell'impiantistica. Io credo che questa sia una completa mancanza di rispetto nei confronti dei comuni che già hanno tante difficoltà. Io sono per l'economia circolare, per la chiusura del ciclo, quindi le, dei rifiuti, le considerazioni che ho fatto, ovviamente qui non c'è tempo poi per, come dire, per portarle a compimento e devo dire e mi taccio che rispetto alla. A tutto il procedimento dell'iter credo che Valera abbiamo fatto 10-12 commissioni, non so neanche quante e quindi abbiamo fatto un bel lavoro di approfondimento. Io sostanzialmente alla fine eh, ho proposto due emendamenti. Uno era quello che poi, anche con, eh, seguendo il parere dell'Auri, è stato bocciato quindi far sì che le procedure stiano in capo alla regione, l'altro che invece devo dire con piacere, anche i tecnici della regione, c'era l'ingegner Nodessima, poi tutta la commissione ha accolto, è stato relativo. Al, al sistema di, eh, di tassazione, cioè eh, prevedere una tassazione come dire, eh, non, non lineare ma progressiva rispetto a chi eh, produce di meno e chi differenzia di più. Questo è stato come dire, un emendamento che è stato accolto, ne sono sostanzialmente eh, fiero, orgoglioso di aver potuto dare un piccolo, piccolissimo contributo. Ora mi taccio davvero sul piano dei rifiuti e tutto quello che è stato votato. Io credo che vada fortemente monitorato perché ci sono dei tempi strettissimi rispetto all'avvio dei procedimenti per eh, la termovalorizzazione. E fatto salvo quei procedimenti, qualora dovessero slittare, e a mio avviso con ogni probabilità slitteranno, eh, c'è un problema di eh, discariche. Io come Valerio viviamo a Città di Castello, ma anche chi sta a Dorvietto, chi sta in altri territori eh, sede di discarica sanno benissimo che la discarica è limitata e se conferiscono un numero tale di rifiuti da riempirla è evidente che fatto salvo che nel piano prossimo le uniche discariche sono a Dorvietà città di Castello e eh, gioco forza quelle vanno ampliate qualora non ci sia un altro tipo di trattamento. Quindi io a questo punto, eh, fatto salvo che il piano è stato approvato ed è votato contro, così a nord del vero, credo che vada monitorato bene lo, lo stato di attuazione di tutto quello che è previsto, perché ripeto, i tempi sono veramente, veramente stretti. Insomma, è andato in porto, ma la questione non è finita. si pare di capire no. che <ride> ma ci sono ancora i 90 giorni dall'approvazione per fare la gara dell'inceneritore. Quindi l'abbiamo approvato a novembre, diciamo fine febbraio abbiamo già le notizie. L'Auri deve decidere, la regione ha individuato le aree con una cartografia chiara, a pagina 84 della reazione generale mi ricordo l'allegato mi pare D e praticamente lì ci sono i luoghi, dopodiché, siccome sono circa 200 milioni di spesa vera per costruirlo, la regione non ha 200 milioni e l'inceneritore per chiudere il termovalorizzatore per chiudere questa importante opera viene realizzato con concessione trentennale in project financing. Dopo 30 anni viene Ovviamente alla Regione. Questo è l'obiettivo. Una manciata di secondi, consigliere Bettarelli: yes. ai telespettatori o internauti che dir si voglia, perché ormai non c'è più <ride> soltanto la televisione, eh, che cosa, un pensiero per il 2024: che cosa debbono aspettarsi dalla vostra azione politica? Voi sarete impegnati nel rifacimento <ride> di un'altra consigliatura, ma. La gente che si può aspettare dal 2024, dalla regione, dal, dal, dal vostro lavoro? Ma io da, da parte mia eh, garantisco quello che ho sempre fatto da quando facevo il consigliere comunale nella, nella mia città, poi amministratore, diciamo vice sindaco, l'impegno totale, assoluto e nel portare avanti quelle che sono le prerogative insomma, che ci vengono date quotidianamente dalle persone con cui parliamo, ovviamente dal confronto politico, partitico. Quindi per quello che mi riguarda totale e assoluto impegno anche nel, nel dare seguito a istanze che eh, siano di destra, di sinistra, di centro, ma nel momento in cui arrivano in commissione e in consiglio non hanno colore, quindi se ci sono buone idee, buone proposte di portarle avanti. E poi il prossimo anno, eh, insomma, per farla breve, credo che come dire, di riscontri politici elettorali ne avremo tanti. Ci sarà la controprova di... Perché ci sarà a giugno, insomma sì. voteranno i due terzi dei comuni umbri, le europee, poi le provinciali che sembra siano insomma, con la formula attuale e poi se non succede niente credo novembre-dicembre le regionali. Quindi sostanzialmente eh, avremo riscontro di quello che abbiamo fatto e di quello che non abbiamo fatto. Consigliere Mancini, come avrà sentito, ha suonata la campanella, una innovazione è che avrebbe: la campanella di Babbo Natale, <ride> quindi buon Natale, buone sante feste a tutti gli umbri. Il dono, I doni sono tutti importanti, quelli sotto l'albero, ma i doni più importanti sono le persone che abbiamo accanto a noi, quindi alle nostre famiglie, ai nostri anziani, ai nostri bambini. Quindi un bel augurio di questo che sono il bene, il bene più importante. Poi noi, come dice il collega Bettarelli. L'impegno c'è, è chiaro, manca sempre qualcosa, ma per quello che si riesce a fare eh, lo garantiamo al 100%. Quindi questo è l'augurio che facciamo. E noi cerchiamo come sempre di informare, di informare tutti. Grazie per averci seguito, ringrazio Valerio Mancini, Michele, allora. e Bettarelli e a questo punto ci rivedremo su questi schermi a gennaio 2024. Buone feste a tutti.